È per parlare di questo che mi hai invitato. Non si parla mai di corda. Se avrò voglia di dire che mia moglie parla come un bambino di 6 anni e fa l'amore come una conchiglia fossile, lo dirò. E non ho neanche bisogno di chiedere il permesso al suo amante per dirlo. Grazie per il trick. Spera di ottenere la libertà. Di illusi ne nasce uno al minuto. Ma lo otterranno, signor Bentley. E sarò io a dargliela. Pronto, polizia. Voglio denunciare la presenza di 4 corpi nel mio giardino. Ti senti bene? Attenda in linea, signor Bentley. Come sa il mio nome? Riattacca, Matteo. Io non le ho detto il mio nome. Riattacca! Non gliel'ho detto il mio nome! Non le darà fastidio cenare con loro? Ah, no? Perché? Perché penso che siano di costumi un po' liberi, un po' leggeri. Sei tu che lavori per l'assicurazione, non io. Un'altra delle tue premonizioni. Mia moglie crede molto nell'intuito. Una volta ebbe l'intuizione che io fossi l'uomo adatto a lei. Abbiamo divorziato 2 volte da allora e non riesco ancora a liberarmene. Ma il guadagno? Che cosa ci guadagno se non crepo? Sfuggirai alla forza. Ok, allora ci sto. Ma sgarra una volta, in qualunque modo, una sola volta, e ti ritrovi qui appeso a una corda. Ehi, un momento. Aspetti, che diavolo le prende? Crede che voglia morire? Io adoro solo l'oscurità e le ombre, dove posso essere solo coi miei pensieri. Io sono il discendente di un'antica famiglia. Il tempo è un abisso, profondo come lunghe infinite notti. I secoli vengono e vanno. Non avere la capacità di invecchiare è terribile.